Amiche e amici, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di CarTube. Oggi abbiamo un grande ospite, Gabriele Veneri, che è un ex giostratore, un imprenditore molto conosciuto e da qualche mese è consigliere regionale della Toscana. Quindi restate con noi, via la sigla e poi CarTube per una nuova avventura. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Benvenuto a bordo! Grazie. Adesso c'è la cosa complicata di trovare la retromarcia, perché qui non abbiamo il cambio ma il joystick. Siamo proprio nel... Vabbè, però non ti lamentare. Siamo nel... Non so se ti ricordi quel film, Ritorno al futuro. Qui siamo proprio. Grandissimo. Senti che silenzio. È il silenzio totale. Allora. Ma io se mando indietro un po' il sedile... Va bene? Sì, va bene. Perché non è che mi capita spesso di avere un autista come te, quindi me la voglio proprio godere fino in fondo, eh? Ok? Allora, Gabriele. Vai. È uno dei tanti ospiti al quale darò del tu, perché ci conosciamo oramai da tanti, tantissimi anni. Da tanti anni. E Gabriele mi fa un po'. Allora, intanto per iniziare, nato il 10 ottobre, di ottobre del 1971, studiato 71, sì. Questa puntata. Che memoria che hai, eh? E, imprenditore soprattutto, ecco perché stavo appunto accennando, mi riesce un po' difficile presentarti perché diciamo che hai rivestito principalmente, diciamo, la figura dell'imprenditore, perché l'azienda è quella di famiglia della quale poi sei diventato, oltre che socio, anche amministratore. Sì, sì, sì. Quindi, però insomma, sei anche conosciuto come ex giostratore, insomma, hai fatto la storia della giostra del Saracino, e poi insomma, hai risposto a questa chiamata di Fratelli d'Italia, c'è stato un plebiscito, più di 5.000 più di 5.000 preferenze, sì. Preferenze, insomma, diventavi sindaco, te lo dico, se ti presentavi come sindaco d'Arezzo non c'era battaglia. Comunque, diciamo che sei sbarcato in consiglio regionale e ti sei trovato in un mondo completamente differente da quello che avevi, diciamo, praticato fino a qualche giorno prima, vero? Sì. Raccontaci un po' questi impatti. Diciamo che il fatto di aver ricevuto tanti voti, perché poi in realtà sono stato del centrodestra quello più votato nella nostra provincia, e credo che sia stato un po' un riconoscimento che i cittadini aretini mi hanno dato, perché tutti sanno quanto io sono legato a questa città e quanto è la passione che ci metto in tutte le cose che gravitano appunto intorno alla nostra città. Io sono un aretino doc e per Arezzo ho sempre speso tante energie. Quando mi hanno chiamato gli amici di Fratelli d'Italia ho dovuto pensarci neppure tanto tempo, perché io in 20 giorni ho fatto la campagna elettorale e mi sono dichiarato, mi sono esposto, quindi è stato uno shock un po' all'inizio per me, perché sai, fai l'imprenditore e ti vogliono tutti bene e poi dopo iniziano a volerti bene magari anche in meno, perché ti sei esposto politicamente. Però ho detto no, non mi interessa, ho 50 anni, a ottobre
voglio fare di più e mi voglio impegnare, quindi ho comunque avuto una soddisfazione in questo senso. Poi è iniziata questa nuova carriera che è molto impegnativa, perché poi la faccio e la voglio fare con il massimo dell'impegno e della serietà. E questo, conoscendoti, faccio fatica a crederlo. No, quando fai le cose, insomma, ci metti l'anima, il cuore. Ma ci metto l'anima perché credo che vivere una vita mediocre e da mediocri sia uno spreco enorme, perché la vita è una cosa meravigliosa, è un dono che noi abbiamo ricevuto e non dobbiamo sprecarla e non dobbiamo buttarla via o viverla in maniera mediocre. Poi si può scegliere di fare meno o di fare più, ma l'importante è che quello che si fa e quel poco tanto che sia, cercare di farlo al massimo. Io purtroppo non sono nato imparato, come si dice ad Arezzo, quindi questa nuova professione, questo nuovo impegno, ho iniziato a scoprirlo giorno dopo giorno, sto studiando tanto. Io non ero un grande studioso da ragazzo, ma quello che ho studiato in questi ultimi 6 mesi forse non l'avevo mai studiato, non l'avevo mai studiato in vita mia, e mi sono anche un po' guardato indietro e ho detto peccato che quando era il momento che avevo la possibilità magari ho studiato meno di quello che avrei dovuto fare. Però ecco, mi sto impegnando tanto, mi sto confrontando con un mondo che conosce e che è molto esperto nel tema politico, che però purtroppo è meno esperto nel tema della vita di tutti i giorni. Io sono uno che mi piace tenere i piedi per terra, mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace frequentare tutti i tipi di classi e da tutti imparo qualcosa. E invece cosa intendi? Intendo di tutti i tipi di livelli sociali, se si può parlare. Perché di... Perché dicono che ci siano rimaste due classi, perché la classe intermedia non esiste. La classe intermedia non esiste più, però siccome sono... Questo non è bello. Siccome ho 50 anni e in 50 anni non è che ho cambiato il mio stile di vita, sono sempre stato così perché... Mi sono sempre appassionato di tutte le storie, sia quelle più umili che quelle più blasonate, e quindi ho imparato da tanti e continuo ad imparare. La mia vita è una vita semplice, una vita appunto con tutti, e invece mi sono reso conto che per parecchi probabilmente non è così, insomma, vivono in molti in un mondo parallelo. Io non riesco a capacitarmi come non si arrivi a capire certi tipi di problemi che sono anche evidenti e probabilmente con poche iniziative si potrebbero anche risolvere e far stare bene tante persone. Questo, certo, è lo shock un po' più grande. Questo Covid, oltre che gravi problematiche dal punto di vista sanitario ed economico, ha messo purtroppo anche in risalto i limiti, le mancanze di questa Italia, di questa nostra nazione, insomma, il modo di gestire questa pandemia veramente ha lasciato molto a desiderare e sta continuando purtroppo a lasciare molto a desiderare. È un anno che stiamo vivendo questo incubo. Penso che gli Stati Uniti stanno uscendo praticamente dal lockdown. Io mi sono fatto un'idea che la classe politica di governo non ha avuto le capacità, le competenze, la modestia di gestire questo problema, che è un problema enorme, che è un problema dove, quando si parla di morte delle persone, non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma credo che dopo un anno ancora riparlare di zone rosse, di lockdown, di chiusure sia inaccettabile. Credo che siamo chiusi e saremo chiusi e siamo stati chiusi perché c'era un sistema sanitario che non funzionava, perché quando in un ospedale si devono occupare le sale operatorie e farle diventare sale Covid, credo che ci sia qualcosa che non funziona. Perché non si sono fatte più sale per queste emergenze? È passato un anno, siamo ancora a questo punto e di conseguenza poi abbiamo dovuto trascurare i malati che avevano bisogno delle cure primarie. Noi fra qualche anno pagheremo le conseguenze di tutto il disastro che abbiamo fatto. Abbiamo un sistema della sanità che ha dei grossi difetti, questa area vasta per risparmiare, con un dirigente si gestiscono 3 città, Arezzo, Siena e Grosseto, forse
Io credo che non sia stata una bella scelta quando il governatore Rossi ha preso questa strada. Credo che andrà rivista e credo che se avranno la modestia di capire che hanno sbagliato dovremo tornare indietro, ma dovranno farlo per forza. Non si può gestire un'area così grande, Arezzo, Siena e Grosseto, e poi avere un ospedale come quello d'Arezzo che purtroppo era rimasto con due sale operatorie, e se arrivavano più malati Covid non sapevano dove metterli, e nelle sale operatorie mi dicono che ci pioveva, fra l'altro, quindi non è che insomma siamo messi così bene. Quindi credo che il problema della sanità e della nostra struttura sanitaria sia uno dei motivi per cui tutta la popolazione ha pagato questo problema di chiusure e di zone rosse e di allarmismo, perché se c'era un sistema sanitario che funzionava credo che avremmo avuto la possibilità di vivere un pochino più liberamente. E la conseguenza enorme, scusami, è oltre che sanitaria, è una conseguenza sociale, perché io ti ripeto, parlo con tutti e con chiunque parlo, oggi il problema grave è il problema economico. Cioè, amici ristoratori mi dicono, sono 12 mesi che non prendo lo stipendio e che non prendo un euro dal ristorante, dalla mia attività. Però vado a pagare la bolletta della corrente, spendo 1600 euro perché le celle frigorifere, anche se non si vende niente, le devo tenere aperte e accese, e quelle consumano anche se non vendo. E onestamente, insomma, uno mi chiama e mi dice, ho tre attività, ho tre bar, ho tre locali, sto rimettendo i soldi tutti i giorni, non so come fare, dovrò licenziare. Ma qui ci si rende conto dove si sta andando, no? Poi, attenzione, problema economico, ma dopo il problema economico c'è il problema sociale, il problema della sicurezza, perché qui ci taglieranno il braccio per rubarci un orologio, o ci daranno una palettata nella testa per rubarci 10 euro che abbiamo in tasca, perché io ho paura che quando le persone non avranno il lavoro, lo Stato i soldi da dargli non ce l'ha, non si può assistere tutti tutta la vita. La cassa integrazione l'hanno pagata dopo 4, 5, 6 mesi, chi gli dà i soldi a sta gente? Qui, cioè, quando poi una fame, ma le bollette arrivano, le utenze arrivano, e ti arriva dopo l'agenzia delle entrate che ti pignora o ti butta fuori di casa, e la gente dopo trova un sistema. Io ho paura che ci saranno tante scorciatoie e quello sarà un problema enorme, perché noi viviamo, guarda, le emozioni, si entra dentro il centro storico d'Arezzo, che è una cosa da manicomio, di una bellezza unica, e noi siamo abituati a vivere così, con la gente che quasi ha le chiavi ancora nella porta. Ho paura che il nostro sistema sociale cambierà, e non cambierà in meglio, ma cambierà in peggio. Senti, raccontami questa storia. Io ti ho intervistato pochi giorni dopo l'insediamento all'interno del Consiglio regionale. Ecco, questo impatto traumatico, no? Tra i tempi della politica e te, da imprenditore abituato a ragionare, a reagire, a muoverti con tempi decisamente diversi. Questo primo giorno che ti ha visto, insomma, arrivare in questo meraviglioso scenario del palazzo della regione in via Cavour, no? Se non sbaglio. In via Cavour, sì. Te sei cattivo, perché io avevo cercato di rimuoverlo dai miei ricordi, perché realmente mi ha un po' traumatizzato. Io, salvo imprevisti, cerco di essere preciso negli orari, e mi ha detto, dice, il primo consiglio regionale c'è a quest'ora. Io sono arrivato preciso, e se non erro, perché ti ripeto, proprio scancellato, perché sono rimasto malissimo, è iniziato credo 2 ore dopo 3 ore dopo, e il secondo giorno credo sia iniziato 1 ora e mezzo dopo. Comunque, mediamente, se si dice che inizia alle 9 e mezzo, prima delle 10, 10 e mezzo non inizia mai. E poi quando si dibattono i problemi, iniziano alle volte degli show che durano ore, e abbiamo un pacco di mozioni da discutere e siamo sempre molto in ritardo. Ecco, ci sono dei tempi che, nonostante siano contingentati e nonostante siano tenuti sotto controllo, sono lunghissimi, e noi stiamo discutendo oggi cose che abbiamo presentato 2 mesi fa, ma con un periodo di urgenza così, di pandemia, di problemi sociali, di problemi, se si parla 2 mesi e mezzo dopo delle cose che poi vengono approvate o bocciate e poi vengono elaborate e se ne riparla altri 2 mesi o 3 mesi dopo, capisci che per risolvere un problema non possono passare 5-6 mesi per discutere una cosa e per iniziare a ragionarla. Ma questo è uno dei grandi problemi di questa nazione, cioè la burocrazia che è incatenata e che
diciamo, presa in un meccanismo dal quale non difficilmente riuscirà ad uscirne. Insomma, qui ci sono due Italie, una che va ad una velocità al passo con i tempi, mi riferisco agli imprenditori, la classe politica che insomma sembra che viva su, sembra che certi politici vivano su un altro pianeta, cioè, a un certo punto si risveglia, stranamente si svegliano, lo dico, insomma sono oramai più di 30 anni che faccio questo lavoro, ma insomma, si svegliano solo ed esclusivamente quando si avvicinano le elezioni, insomma in campagna elettorale, allora cominciano a stringere le mani, a andare in mezzo alla gente, a darsi da fare, a darsi una mossa, insomma, quindi questa è una situazione, sì, è inaccettabile, inaccettabile. È inaccettabile. Sto toccando un nervo scoperto. No, perché, è inaccettabile, ripeto, perché poi... Te sei un imprenditore prestato alla politica. Sì, sì. Diciamo che il ruolo più ingrato che mi capita è quello di essere all'opposizione, perché noi ci richiedono tante cose i cittadini. Io ricevo tantissime telefonate, la gente mi chiama, mi spiega i suoi problemi e noi cerchiamo di risolverli con quelle che sono le possibilità che abbiamo e le competenze che abbiamo e il potere che abbiamo. Però purtroppo alla fine siamo all'opposizione e vedere questa maggioranza che è distratta da quelli che sono realmente i problemi reali e l'impegno che ci mette per risolvere i problemi reali, onestamente è veramente un grande peccato, perché basterebbe alle volte pigiare dei bottoni e il problema sarebbe risolto. Io ti faccio un esempio che te lo racconto, non so se lo sai, avevo fatto una mozione per, siccome c'è un piano vaccinale che è molto confusionario, ma io avevo avuto un'idea che era quella che poi mi era venuta dal territorio, perché noi siamo una provincia molto laboriosa e più che altro siamo una provincia che gira il mondo, dove gli imprenditori, che siano orafi, manufatturieri, meccanici, girano il mondo per andare a vendere i propri prodotti, siccome... A proprie spese, chiaramente. No, però, politiche. Bravo, a proprie spese e poi portano ricchezza nel territorio, perché mantengono posti di lavoro, perché pagano le tasse, perché eccetera, eccetera. E che succede? Ho fatto una mozione dove dicevo, dopo gli operatori sanitari, dopo le persone fragili, dopo le categorie della sicurezza, eccetera, diamo una priorità anche agli uomini commerciali delle aziende del territorio della Toscana, che vadano in giro per il mondo a vendere, che si diano da fare e che lo facciano nella maniera più easy possibile, perché altrimenti è complicato. Ma più che altro che succede? Ci sono dei paesi produttivi che sono nostri concorrenti, che sono avanti a noi nelle vaccinazioni. Loro arrivano prima di noi e i mercati li conquistano loro. Noi arriveremo troppo tardi. Insomma, per fartela breve, la maggioranza me l'ha bocciata questa cosa. E poi io mi sono anche un pochino risentito, ho fatto un articolo nel giornale, mi hanno detto che io strumentalizzo le cose, che sono un novellino della politica. Va bene, io sono novellino della politica, però faccio questo mestiere e lo faccio con passione. E se te vai a chiedere agli imprenditori aretini e toscani se gli sarebbe servita questa cosa, che i propri uomini che girano il mondo avessero il vaccino con una certa priorità, sarebbe stata una cosa vincente, ma purtroppo per partito preso si vota no anche quando le cose sono effettivamente importanti. Abbiamo fatto noi la mozione per... No, questo è un disastro. Abbiamo fatto noi la mozione che si può vaccinare nelle farmacie. No, vaccinare, scusami, che si può fare i tamponi nelle farmacie. Ma lo sai com'è cambiata la storia dei tamponi da quando si può fare nelle farmacie? Enormemente, perché si è dato un servizio enorme. Quella si è portata a noi, fortunatamente ce l'hanno votata. Ora io ho fatto una mozione dove chiedo che nelle farmacie si possa vaccinare, perché solo che nella provincia d'Arezzo ci sono 100 farmacie, ma vuoi mettere quanto avvicini questo servizio al cittadino? Ora speriamo che questa me la passino. Il problema è che io l'ho presentata la settimana scorsa, probabilmente andrò a discuterla fra un mese e poi se avranno voglia la voteranno favorevole, se no chissà. Allora, mentre ascoltavo con molto interesse Gabriele Veneri, grazie al fatto che siamo su una macchina che è solo ed esclusivamente elettrica, abbiamo accesso sia alla ZTL A che quella B,
senza permessi. Quindi adesso porto Gabriele Venati in Piazza Grande. Ma mi porti al pozzo? Di qui si può andare? Al pozzo, no, da qui non si può entrare, ah, perché questa è solo un'uscita. Io se mi porti al pozzo ti faccio una carriera con questa. Ci fermiamo un secondo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della trasmissione, quindi restate con noi per la seconda parte di CarTube in compagnia di Gabriele Venere, che adesso passa alla guida. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Abbiamo fatto il pit stop, eccoci alla seconda parte dopo questo pit stop. Gabriele Venati è passato alla guida, sembriamo un equipaggio alla 24 ore di Le Mans. Alla 24 ore di Le Mans, allora se vuoi, io sono di gamba corta, quindi se vuoi andare indietro, perché mi immagino che... Ma invece guarda, allora, c'hai una guida il joystick. Ma la macchina è accesa e spenta. È accesa, perché non c'è il motore. Come si fa qui? Ta. No, vediamo. Così va in retrovaccia, fermo. Come? Questo è R, sì. Deve andare in allora giù. Devo fare qui, ta. Ma ecco, è una bellina che è. Ma la vedono come è bellina la nostra macchina? Vai. Oh, che gas e via. No, impressionante. Sembra di surfare. Siamo nel futuro. Certo che a pensare di viaggiare a una macchina che è completamente silenziosa. Fra l'altro bisogna stare attenti. Nel centro, specialmente sì, nelle perché zone, non ti sentono, perché eh? Ecco, le persone non sentono nessun rumore, arriva la macchina che, ripeto, impatto zero, quindi qui si può tipo ma lo vedono i telespettatori, sì, la bellezza di qui, oppure come solo abbiamo dentro? La telecamera davanti, c'è la telecamera. Allora guardate che meraviglia, questa si vede solo in provincia di Arezzo. Però da lì poi dovrebbe essere la pedonale. È area pedonale, però secondo me se si piglia una multina tanto si manda al concessionario, no? Ce l'ha impestata te la macchina. Vado? No, dimmelo te. Vai. Che faccio? Vai. Ma si piglia multa? Domani mattina telefono a Poponcini. Poponcini è il comandante. Vai. Ci arrestano tutti. No, veramente bisognava entrare da Borgunto, però insomma va bene, guarda, dai. Andiamo. Io non posso nemmeno dire che non ero io alla guida, perché ho quattro telecamere davanti. È colpa sua! No. Andiamo al pozzo, che spettacolo. Ecco, quindi ora mi devi dire le emozioni di questo pozzo quando siete lì ad aspettare che il maestro di campo vi dia il via per lanciare... Attenzione che abbiamo i colonnini. Sì, ma stavo... Che abbiamo... Stavo... prendendo questo, la traiettoria per questo pozzo che allora, praticamente questo è il punto dove si parte con il cavallo, esatto, e allora retromarcia, bravo, vedo che hai imparato molto da questa parte qui te c'hai i leoni, è come entrare nel Colosseo è come entrare nel Colosseo per il gladiatore, no? Sì. E qui c'è un'aria veramente caldissima, perché vi ritrovate davanti le due tribune e tutti i figuranti, e più qui a destra e a sinistra c'è il pubblico in piedi, che normalmente è quello come più... fa un cavaliere a mantenere, allora già la tensione di una giostra che si corre due volte l'anno, quindi la tensione, l'attesa, anche l'emozione, no? di correre per molti cavalieri, anche il tuo caso, hanno corso per anni nel quartiere di appartenenza. Ecco, come si fa a mantenere la freddezza davanti a una situazione del genere? Me lo sono sempre chiesto. Allora, c'è chi nasce con un carattere freddo, distaccato dagli eventi che lo circondano, e gli rimane più facile. Per me è stato un lavoro enorme che ho dovuto fare
proprio nel mio carattere, nella mia persona. E ti devo dire che la giostra del Saracino, io sono quello che sono e sono nessuno, ma sono quello che sono anche grazie alla giostra del Saracino, che è stata una palestra e una scuola di vita importantissima. Perché? Ti spiego. La prima volta che ho fatto la giostra del Saracino, io sono partito da qui, io non vedevo, non sapevo nemmeno dove ero, per l'emozione, perché io da bambino, quando mi chiedevano che lavoro vorrei fare da grande, io dicevo voglio fare il Saracino, perché mio babbo correva la giostra, quindi sono nato con sta voglia di farlo e dall'emozione, poi sono un po' sensibile, dall'emozione quando ho fatto la prima carriera, all'esordio, io non sapevo se quello era il burattino, se quello, quindi è stato un trauma. La seconda un pochino meglio, la terza ancora un pochino meglio, poi inizi a elaborare quelli che sono gli errori, quelli che sono i difetti che hai e inizi a lavorare sulla tua persona e soprattutto sulla concentrazione. Io quando arrivava il giorno della giostra, per me iniziava la sera della cena propiziatoria. Io alle 10:30, alle 11 staccavo, salutavo tutti e da quel momento in poi non parlavo più con nessuno. Avevo bisogno di fare un training autogeno che mi facesse arrivare in piazza concentrato e caricato. Io poi non parlavo più con nessuno, ero molto, ecco, molto concentrato. Il mio fratello che correva con me, invece lui fino a un minuto e mezzo prima di tirare raccontava le barzellette, giocava, cantava, fischiava e poteva fare qualunque cosa. I caratteri che sono diversi. Io avevo bisogno di una grande concentrazione. Lui, per dire, lo faceva come se andasse a cogliere gli asparagi, capito? E però è una cosa bella. Saracino è per me, ti ripeto, una delle cose più belle che ho avuto la fortuna di vivere nella mia vita. Quello che dico ai giostratori attuali, gli dico ragazzi, godetevela, non pensate mai che il Saracino, cioè, di essere speciali perché si fa il Saracino, godetevela con grande serenità, con grande semplicità, perché è un privilegio. Quindi mai credere di essere chissà chi perché si corre il Saracino. Il Saracino è un privilegio che te lo devi gustare al 100%. Io domani, lo sai che faccio? Ho chiesto a Mario Capacci se possa andare a vedere quando farà il suo tiro al burattino a 80 anni. Io voglio essere lì a vederlo, perché Mario per me era un mito quando correva la giostra del Saracino. Oggi fra l'altro è il suo compleanno, finisce 80 anni. Domani a 80 anni farà un colpo al burattino. Questo vuol dire... vuol dire che si è cavaliere. Anni. Mario oggi finisce 80 anni, domani tirerà il burattino. Si è allenato tutta la settimana, questo furbacchione. Ma insomma, domani vorrò... Un bel segnale, un bel segnale. Mi prendo... Questo scenario è veramente unico. Allora, dobbiamo uscire, se ci riesci, di là, perché se no dalla parte... Mi sarebbe piaciuto prendere due multe lo stesso giorno, nello stesso posto. No. Però andiamo di qua, dai. No, va bene, dopo... Comunque questa piazza è meravigliosa sempre, il giorno del Saracino diventa magica sì, perché... Sì. Dove vado? No, dritto, vado dritto. Dritto. Signora? Però, guarda, io credo che vivere in centro storico sia uno dei grandi privilegi che è riservato a una persona. Poi il centro storico di Arezzo, per noi è chiaro che è la nostra città, insomma... Ha un sapore il nostro centro storico ha un sapore incredibile, ma guarda com'è questa la pieve, guarda che bellezza pieve romana. Ragazzi siamo fortunati. Una domanda te la voglio fare. Dimmela. Tante insomma che ho messo in scaletta, ecco, come questa città, uno dei problemi che ha è che ha veramente tante cose, tanti angoli, tanti scorci, tantissime opere d'arte, però non è mai stata valorizzata per quello che è, per quello che rappresenta anche dal punto di vista storico. Ecco, come mai? Tanto voglio sapere se condividi questa mia riflessione e poi se la condividi, secondo te come mai? Come mai non c'è mai? Allora, io credo che Arezzo sia nel mezzo di un percorso invece di valorizzazione di tutto questo nostro patrimonio. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il grande salto che ha fatto negli ultimi anni. Questo, e anche indubbiamente. Anche la testimonianza è il fatto che ad Arezzo i numeri del turismo sono cresciuti in maniera
esponenziale. Quindi c'è stato un grande lavoro di chi ha amministrato questa città negli ultimi anni nei confronti del turismo. Il fatto che non era stata valorizzata in precedenza è che questa città forse aveva anche poco bisogno del turismo, oppure si pensava che se ne potesse fare a meno, perché comunque le cose andavano, c'erano tantissimi settori fiorenti che distribuivano ricchezze a tutti i livelli, quindi penso che il mondo del turismo sia stato lasciato un po' da parte per questo. E poi perché Firenze e Siena prendevano tutto loro quello che era i flussi Pisa, turisti. Firenze, diciamo, Pisa, il giro tradizionale, sì. Firenze, Siena e Pisa, dai. Il grosso l'ha sempre fatta Firenze, sì. Se l'è sempre preso Firenze, perché poi c'è l'aeroporto, perché poi Pisa ugualmente c'hanno l'aeroporto, noi siamo sempre rimasti un pochino fuori. Io credo che con il lavoro che è stato fatto ultimamente questo si stia un po' invertendo e i turisti vedo che ne arrivano tanti, o perlomeno ne arrivavano tanti prima del Covid, ora ne arrivano veramente a spiccioli, però ecco, si è creato anche una bella rete di agriturismi, si è creato tutta una serie di strutture che rendono questa città accogliente e che dal museo al buon mangiare a veramente a vivere la città con le proprie opere architettoniche, con le proprie opere artistiche, quindi c'ha un sacco di cose da offrire. Credo che siamo alla metà di questo percorso, credo che però ci arriveremo. Appena il mondo ritornerà un po' alla normalità, noi abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa battaglia. Guarda bella sta porta, qui dentro c'è qualche lancia che ti appartiene, c'è qualche lancia che ho contribuito, al quartiere di Porta che ho contribuito a vincere. Quando ci passo sento ancora l'energia di quelle vittorie. Poi ultimamente diciamo che negli ultimi anni hanno fatto da padrone Sant'Andrea e Santo Spirito, e gli altri, sia Porta Crucifera che Porta del Foro, sono un po' rimasti indietro, a parte la vittoria nell'ultima giostra che si è disputata, no? Se non vado errato. Mi sembra l'ultima o la penultima, sì. Comunque sì. Le vittorie sono fatte sono il frutto di un lavoro. Evidentemente c'è stato qualcosa in questa gestione di questo lavoro che non ha funzionato, o per scelte, oppure perché magari è stata gestita in una maniera sbagliata. Ultimamente hanno costruito un gruppo di giostratori che probabilmente sono molto più competitivi, stanno lavorando bene, e comunque è sempre stato così nel ciclo della giostra, ma come nello sport ci sono dei momenti che c'è dei momenti che un team è più forte, dei momenti che un team è più debole. C'è stato un momento diciamo che ben individuabile, quando la giostra del Saracino ha fatto proprio un salto di qualità. Fino a certi anni venivano giostratori da fuori, erano giostratori, diciamo fra virgolette, di professione, che facevano un po' il giro di tutte le rievocazioni, la Quintana, cioè, e però invece c'è stato un momento i vari quartieri hanno deciso di far crescere i giostratori in casa, e quindi c'è stato proprio un salto di mentalità, e questo ha portato anche a un coinvolgimento maggiore da parte non solo dei quartieristi ma di tutta la città, è vero? Sì, è vero, perché alla fine quelli che correvano erano i tuoi amici, quindi li vedevi anche con un occhio diverso, la gente che era magari cresciuta all'interno dei quartieri, e è tuttora così, ma soprattutto ha portato a una crescita di livello della manifestazione, perché io vado, perché fra l'altro mi diverte anche guidarla da morire questa macchinina, è eccezionale. Andiamo. Perché voglio andare di qua, perché poi voglio entrare nel raccordo dove c'è il limite l'80, voglio vedere se mi riuscì a fargli prendere una multa di eccesso di velocità, ci voglio andare a 180. Poponcini! Dai, Poponcini! Comandante dei vicini urbani, perdonaci, abbi pietà di noi! Scherzo, però un'altra multina gliela faccio prendere volentieri, mi divertiva.
ma è perché è scattante, lo senti qua. Però ora si rispetta il limite, quello sempre. Quando si diceva va come un treno, no, ma questo è in effetti. Il treno è elettrico. Lo sai che la stessa velocità che fai in marcia normale la fai in retromarcia? Addirittura. Allora dopo me la fai vedere a retromarcia a 180. Quindi è salito tanto il livello, anche perché il giostratore che veniva da Faenza o che veniva da Foligno, che veniva insomma dal Giro d'Italia, dove ci sono queste tradizioni storiche, quando aveva fatto la giostra e tornava a casa sua nessuno gli diceva niente. Ma noi invece, quando si faceva la giostra e si sbagliava, te c'avevi tutto l'anno che la gente ti prendeva in giro, e veramente fare il giostratore Arezzo ti dà una soddisfazione incredibile, però ti dà anche una grande responsabilità, che ogni volta che sbagli poi insomma c'hai il peso che te cammini per il corso e la gente ti ride dietro, magari, capito? È vero che quando però vinci ti osannano e allora te viene tutto, tutto ripagato. Diciamo che è così nella vita. Sì, però alla fine te c'hai l'occhio di bue puntato e quando sbagli, ecco perché chi lo fa da aretino lo fa con ancora più impegno, passione, sacrificio, perché se lo fai male poi la gente ti riconosce e fai brutta figura, insomma. Quindi adesso andiamo a lanciare questa, a provare l'emozione della velocità di questa autovettura che non finisce mai di stupire, soprattutto ecco l'idea che mi emoziona è il pensiero di non inquinare per niente, cioè, in questo momento ci stiamo muovendo a 50 km orari senza praticamente inquinare, e questa è una cosa a impatto zero, bella sta parola. A impatto zero. Allora, a proposito, anch'io a impatto zero, dopo te la dico qualcuna. Interrogazione, quindi una polemica sul potere rota. Non è una polemica. Siccome parliamo di ambiente anche all'interno, è un tema a noi molto caro, tocchiamo questo argomento, perché hai detto, io ti seguo, in questa intervista hai detto c'è più di un politico che si, tra virgolette, sciacqua la bocca con la parola ambiente, poi quando arriva alla prova dei fatti, insomma, cade miseramente. Cosa è successo con questo potere rota? Tanto spieghiamo che cos'è il potere rota, tante volte qualcuno che ci segue da casa non sapesse di cosa stiamo parlando. Questo potere rota è una discarica a cielo aperto, che diciamo andava di moda negli anni 70, un tipo di gestione del rifiuto in questo modo, che è ubicata in Val d'Arno, doveva essere chiusa alla fine, entro la fine del 2021, poi a un certo punto si svegliano e dicono noi la amplieremo. Allora, ampliare una discarica a cielo aperto come quella comporta intanto un problema ecologico enorme, perché gli abitanti che vivono lì vicino sono costretti a sentire odori sgradevoli, e poi perché quella spazzatura lì, per smaltirla, il terreno impiegherà centinaia e centinaia e centinaia di anni. Quella è una bomba idrogeologica, perché se si perforano i teloni, i liquami vanno nelle falde acquifere, perché è brutto come paesaggio. Siamo in una zona meravigliosa del Val d'Arno e che si fa? Si amplia. Poi qual è il bello? La regione toscana ha detto che le province dovevano rendersi autonome per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e invece nella provincia d'Arezzo arrivano i rifiuti di Firenze. Mi sembra che, non vorrei sbagliare, il 70% della spazzatura che va in questa discarica provenga da Firenze, cosa che invece la nostra provincia, fra l'impianto di San Zeno sarebbe autonoma. Quindi io dico una cosa: a Firenze c'è il maggior numero di voti e vincono le elezioni nella regione toscana, ma sono bravi a vincere nella regione toscana la forza di maggioranza. La spazzatura la mando nella provincia d'Arezzo. Ora io dico, ma parliamo di green, parliamo di sostenibilità, parliamo di ambiente, ma oggi ci sono degli strumenti per far sì che la spazzatura diventi un'opportunità, perché si può fare una differenziata, perché si può far crescere anche il valore della spazzatura e farla diventare energia, ma sempre green.
ci si può fare il gas, ci si può fare il compost, ci si possono fare tantissime cose, si possono recuperare le materie prime, e noi invece la prendiamo e la mettiamo come negli anni 70, come negli anni 60. Noi praticamente rischiamo di avere la terra dei fuochi nel Val d'Arno. Allora, secondo me, bisognerebbe che qui le persone si prendessero la propria responsabilità e che veramente parlassero di futuro, perché ora parlano tutti di Next Generation EU, Recovery Fund, belli, si sa tutti l'inglese, ma siamo capaci a fare, a prendere, a scegliere i migliori progettisti e fare dei progetti per fare degli impianti che ci rendano veramente indipendenti, autonomi, e che la spazzatura, che purtroppo tutti si parla della spazzatura, della sostenibilità, ma purtroppo è un problema che esiste e che oggi è impossibile da risolvere, perché noi siamo dei consumatori e quando consumiamo abbiamo bisogno di tutto ciò che è l'involucro, il packaging, di tutto ciò che gira intorno ai prodotti che noi consumiamo, e quindi la spazzatura la facciamo e dobbiamo smaltirla, dobbiamo recuperarla. Poi, una cosa assurda, oggi per com'è la situazione, perché noi in Toscana siamo stati dei fenomeni, si è fatto tutto grande, si è fatto grande la USL, si è fatto grande la gestione dei rifiuti, si è fatto tutto grande, e poi dopo ci siamo resi conto che era meglio invece quando era tutto piccolo. Anche nella spazzatura ci sono dei paesi nella nostra provincia che recuperano fino al 65%, fanno la raccolta differenziata, e poi il costo della spazzatura gli è aumentato, quadruplicato negli ultimi 10 anni. Allora te, la gente, la vuoi invitare a essere eticamente, civilmente responsabili di questo territorio, premiando, non punendo? Invece noi oggi si fa fare la raccolta differenziata, ma di sotto si aumentano i costi del riciclo della spazzatura. Ecco, io queste cose mi fanno veramente impazzire. Ma chi è che fa queste cose qua? Ma come fanno? Ma come si fa? No, guarda, come fa un cittadino che tutto il giorno sta lì a mettere la buccia di banana nell'umido e la plastica nel recupero, la carta e il legno, e poi dopo arriva a pagare le utenze, e negli ultimi 10 anni li vede aumentare per 4. Io, mi sembra una cosa da manicomio. Bisogna che smettano di parlare e bisogna che inizino a essere un pochino più ginnici, come dico io, che si diano una bella svegliata e più che altro che pensino meno all'ideologia e più ai cittadini, perché chi ti vota poi dopo vorrebbe avere indietro qualcosa, e non è che la gente chiede tanto, la gente chiede di vivere in una vita normale. Invece oggi le persone normali non riescono più a arrivare in fondo al mese, perché le bollette, le utenze, il lavoro non c'è, è tutto un problema. Ragazzi, vediamo di agevolare perlomeno in quello che si può fare. Noi c'è una responsabilità grande, non è che si può giocare a fare i politici, noi bisogna giocare a vincere le partite sono quelle di dare le risposte ai cittadini e di risolvere i problemi, che sono i problemi del quotidiano. Dopo si può andare a parlare anche della fanta politica, ma prima bisogna risolvere i problemi del quotidiano, altrimenti noi siamo una società veramente devastata. È devastata. È destinata a una sconfitta. Guarda, così, guarda Gabriele, intanto si ritorna alla prima domanda quando siamo partiti per questo piccolo ma intenso viaggio, cioè la distanza tra la politica, i partiti in particolar modo, e la vita di tutti i giorni, il cittadino, la persona che ha. Cioè, io mi ricordo ci fu una trasmissione qualche anno fa, forse sono passati anche una quindicina d'anni fa, quando praticamente. Quanto vuoi che viaggi? Perché no, io mi sto divertendo. Se vuoi, il tempo a nostra disposizione. Come dire che finisce la batteria, Non è che finisce la batteria. Il tempo. Abbiamo ancora 300 km di autonomia, allora possiamo, allora, però torniamo a casa, dai. No, un giornalista si azzardò a chiedere ad un politico il prezzo del pane. Vorrei pagare se era. Si sta parlando forse di D'Alema, una cosa del genere. Buono! Buono! Il pane, no D'Alema! Buono! Questo politico, no, ora in tutta sincerità non mi ricordo molto bene se era D'Alema o no. Comunque sta di fatto un personaggio che era importante nel panorama politico, gli fu chiesto il prezzo del pane. Dice: lei lo sa quanto costa il pane al chilo? Silenzio.
ma perché lui il pane lo mangiava, gli faceva male i carboidrati. Lei lo sa quanto costa una confezione di pasta, buitoni o Barilla, cosa? Silenzio. Questa gente, ma vive in un'altra dimensione, vive in un'altra. Allora guarda, io credo che si possa non sapere. Si possa non sapere quanto costa il pane. Perché io posso capire che, guarda, ti dico una cosa, che si perde il contatto col mondo, perché nel mio caso, per dire che faccio due lavori, io non ho più tempo nemmeno per respirare, quindi se oggi il pane costasse 5 euro il chilo o 0,50, oggi non lo so più nemmeno io, perché ho perso veramente, non ci vado più a comprare il pane, no, come concetto, che non c'ho più tempo. Ma non si può non sapere che nei costi delle utenze si paga un terzo o un quarto del consumo effettivo, che il resto sono tutte tasse. Ragazzi, ma qui a stare fermi si è poveri senza godere di niente. Ma te ti rendi conto, svegliarsi la mattina, che frustrante che è andare a lavorare, fare i sacrifici per sapere che non ti puoi permettere niente di più di quello che ti basta per sopravvivere, e è già un privilegio. Ma dico, ma noi in Italia, in Toscana, noi si dovrebbe essere tutti benestanti, si dovrebbe essere tutti allegri, felici, ottimisti. Qui si va verso un momento di depressione, a parte economica, ma una depressione mentale enorme. Sta crescendo, è aumentato il consumo dei psicofarmaci. I ragazzini che stanno a casa, autolesionismo, droga, alcol, ma voglio dire, ma ci si rende conto di quello che ci sta succedendo intorno? No. Ma ci si rende conto o non ci si rende? Non ci si rende conto. No. Purtroppo non ci si rende conto. Poi un altro problema che non si è toccato, che se tocca poco e se tocca mai, perché ora si parla di salute e di soldi, ma non bisogna parlare di futuro. Qui la gente non fa più i figlioli, non fa più i figlioli. Ma chi ci sarà fra 100 anni qui al nostro posto a fare l'intervista con la macchina a razzo? Noi si viene alla Nissan, pigi un bottone e si vola nel cielo. Chi ci sarà? Non ci sarà nessuno, perché la gente ha smesso di fare figlioli. Perché? Perché fare un figliolo non te lo puoi più permettere. È diventato un lusso avere un figlio. Oggi avere tre figli. Ma è diventato un lusso avere figlio. Ha un'idea cosa vuoi dire. Ma non è possibile. Noi, la prima cosa che bisognerebbe fare ai nostri cittadini, da politici, bisognerebbe avere la responsabilità, e qui la chiudo perché sennò mi è venuta anche sete con questa mascherina, da quanto ho parlato. Noi bisogna rimettere in condizione i giovani di fare i figlioli, di poter fare le famiglie e di poter dare un futuro a questo nostro territorio. E poi bisogna dargli la possibilità di studiare, di imparare, di trovare un lavoro, ed avere una sanità, ed avere la gestione dei rifiuti. Allora, dopo si va a parlare di tutto, ma ora bisogna ritornare indietro, bisogna ripartire dalla base, dalla normalità, perché qui la normalità, secondo me, si è persa. Facciamo così, allora, strappiamo la promessa a Gabriele Veneri di ritornare magari nella prossima edizione di CarTube. Gli dico grazie perché è stata una chiacchierata molto, molto, molto interessante, intensa e anche emozionante, perché quando ci ha raccontato dell'impatto con la piazza gremita il giorno della giostra, insomma, ha tradito un po' di emozione, insomma, è riuscita a trasmettercela, ecco. Quindi bravo Gabriele, grazie ovviamente alla Nissan. Ora me la faccio prestare, gli chiedo se me la presta per andarci a Firenze un paio di volte, voglio vedere prima, come va in autostrada. Prima bisogna fare i conti con Poponcini e il comandante dei vigili urbani, perché abbiamo fatto un'infrazione. Poponcini, per cortesia, lo perdoni. È un peccatore. Aldo, è stato lui. No, io no. Alla prossima. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da 2 generazioni di operatori nel settore auto.
Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.